Hey lab, la gente, ricordate quando nella scorsa parte ho detto che avrei fatto un let's play su una Hackrom? Eccola qui, New Free Incorporation, promette bene. Vabbè, classico inizio con Nidorino e Gengar che si scannano come cani. E ora vediamo. Cos'era quello? Un Blastoise? Quello non è un Pokémon. Potete dirmi quello che cazzo volete, ma quello non è un Pokémon. Manco se mi pagate ci credo che quello è un Pokémon. Certo. Va bene, hai ragione. E neanche quello è un Pokémon. No, è inutile, non mi fregate. Oh, finalmente qualcuno che conosco. Ciao, piacere conoscerti. Benvenuto al mondo dei Pokémon, il mio nome è Oak. Ma le persone preferiscono chiamarmi come professore Pokémon. Questo mondo è abitato da creature selvatiche che chiamiamo Pokémon e molti. Vabbè, il solito discorso, ora ci chiederà. Parlami un po' di te, se siamo un ragazzo o una ragazza. Ragazzo. E qual è il mio nome? Speriamo ci entri. Mi pare che ci entri di striscio, Dragon. Esatto. Perfetto. Right, bene. Quindi il tuo nome è Dragon. Ovvio. E questo è il mio nipote. È stato tuo rivale da quando eravate bambini. Qual era il suo nome? Come sempre, nonno. Go. E ancora una volta non si ricorda il nome di suo nipote, quindi va bene. È giusto, ricorda adesso, il suo nome è Ugo. Certo, dopo che te l'ho detto io, Dragon. La tua personale leggenda nel mondo dei Pokémon sta per cominciare. Un mondo di sogni e avventure con i Pokémon ti aspetta. Andiamo! Oh, e ci ritroviamo a casa nostra. Se non sbaglio c'era la classica pozione. Withdraw items, che vuol dire ritira strumenti. Premiamo un secondo P e andiamo sulle opzioni. Ecco, era lento addirittura, non medio, direttamente lento. Vecchio stile, no. Mettiamo rossa, che si abbina anche con lo starter che andremo. Va bene, salviamo. Che vuol dire? Perché? Perché non mi salva? Ah, vabbè, meno male che ho i save state. Meno male. Dio benedica i save state. La nostra mamma. Bene, tutti i ragazzi lasciano casa qualche giorno. L'ho detto anche la TV. E tu ti fidi di quello che dice la TV? Io non la guardo più addirittura. Oh già. Molto figo detto in inglese tipo "Oh yes!" Il professor Oak, il nostro vicino, ti stava cercando. Chissà cosa vuole quel pervertito pedofilo. Molto carino il nome di questa città. La casa di Dragon. È corretto. Oh, guarda, guarda. Premi start per aprire il menu. Le insegne, i cartelli sono utili, vero? Sì, ad esempio te lo posso ficcare nel cranio. Diventerebbe molto utile. Comunque, andiamo di qua. Ehi, aspetta, non andare fuori. Ma se non c'è un filo d'erba, dai. È insicuro. I Pokémon selvatici vivono nell'erba alta. Hai bisogno di Pokémon tuoi per la tua protezione. Lo so. Vieni con me. Ma non c'era un filo d'erba! Ah, santo Dio. Va bene. Nonno, mi sono stancato di aspettare.
Ugo, lasciami pensare. Oh, giusto, ti ho detto di venire. Aspetta, ti ho detto di venire. Ecco Dragon, ci sono tre Pokémon qui. Haha, le Pokéball contengono dentro. No, i Pokémon sono dentro queste Pokéball. Quando ero giovane, ero un allenatore di Pokémon serio, ma adesso, nella mia vecchia età, nella mia vecchiaia, mi sono rimasti solo questi tre. Ne puoi avere uno. Avanti, sceglilo. Ehi, nonno! Aspetta, e io? Abbi pazienza, Ugo. Ne puoi avere anche tu uno. Oh, merda! Ho visto, Magic è la tua scelta. È molto facile da allenare. Non voglio un Pokémon di tipo erba. Bligu, è la tua scelta? Va bene. No? Flaon è la tua scelta? Lo dovrai allenare pazientemente. Voglio Flaon. Abbiamo ricevuto Flaon dal professor Oak. Non diamogli nessun nickname o soprannome. Facciamo un save state. Prenderò questa allora. E lui si prende Bligu. Bligu. Ok, non so come si pronuncia. Aspetta, Dragon. Proviamo i nostri Pokémon. Andiamo! Ti sfido? Cioè, Ugo vuole iniziare la sua carriera da perdente così? Manda Bligu, che non ho ancora capito che cazzo sia. Oh! Per la salvezza di Pite. Ma che cazzo? Pite? Io lo conosco. Cazzo, questo è quello che ha fatto Dark Rising. Merda, sento puzza di sclero in questa ROM. Va bene, sì, hai ragione. Allora, conosciamo Graffio e Ruggito. Graffio, che non fa un cazzo. Lui usa azione, ma penso ci faccia anche meno. Usa ancora azione. Essendo Melma, penso che sia principalmente un difensore speciale quel Pokémon. Spiegherebbe perché ci fa sì e no un cazzo mentre noi gli facciamo molto. Scratch. E KO Bligu. Livello 70. Livello 70, sì. 70 punti di esperienza per Flaon che raggiunge il livello 6. E abbiamo sconfitto Ugo, il rivale Ugo. Perché player? Io mi chiamo Dragon. Cosa? Incredibile! Ho preso il Pokémon sbagliato. O forse sei tu che sei scarso e ci hai dato solo 80 pochi soldi. Va bene, sì, se vinciamo guadagniamo soldi, che palle. Ok, prenderò farò combattere il mio Pokémon per renderlo più forte. Dragon, nonno, ci vediamo dopo. Va bene. Ugo, come al solito, perde. Noi vinciamo. Direi che possiamo anche andare oltre e andare via da questo covo di pazzi. Minchia, l'erba è messa in una maniera assurda. Per fortuna che so che è un'Acrom completa. Ed è un'Acrom piuttosto pesante, perché guardate, premo spazio per aumentare la velocità. Ma non aumenta di niente. Che è sto Shizard? Che cazzo di Pokémon è? Deve essere il Caterpie di turno, immagino. Vabbè, Scratch. Sembra il Pidgey di turno dal verso. Ma poche domande. Non sapevo che quest'Acrom avesse Pokémon tutti suoi. Ma forse è meglio così, aumenterà la sorpresa. Sia per me, sia per chi guarda il video. Comunque facciamolo arrivare al livello 7. E comunque sì, penso che Shin impara a bracere. Ora, a giudicare dal nome penso e dall'aspetto penso che sia Coleottero Fuoco. Pertanto voglio provare a usare bracere e vediamo se è super efficace oppure fa danno normale. Quindi avanti. Dov'è il... Ah, ecco. Shizard, preparati. Bracere. Gli fa danno normale, quindi come si chiama? Fuoco coleottero. Che pillole. Taze.
Forse è lui il vero Caterpie di turno. Vediamo. Bracere. È super efficace. Ha anche l'aspetto da Caterpie di turno. Quindi livello... No, niente livello 8, peccato. Se non sbaglio... Ma santo cielo. Amber. Livello, livello 8. Perfetto. Allora, se non sbaglio, uno di questi mi dava la pozione. Hi, ciao, io lavoro a Pokémon Market, tieni questo campioncino, bla bla bla. Perfetto, pozione. Ora, conoscendo il creatore di Dark Rising, che se non conoscete Dark Rising, sappiate che è un Acrom talmente sclerosa, ma talmente sclerosa che manco vi immaginate. Direi di allenare meglio questo Pokémon. Ma per ora no. Grazie per aver aspettato, abbiamo curato il tuo Pokémon. E vabbè. Anche questa città ha proprio un nome molto sexy. Allora, Caterpie, vabbè, sì. Che cos'è? Sì, vabbè, qua ci sono le lavagne con le informazioni utili. Questo ci dà informazioni sulle Pokéball. Non sembra essere cambiata tanto la mappa. Ehi, vieni da Pallet Town, che sarebbe Biancavilla, e conosci il professor Oak. Il suo pacco è arrivato, il suo ordine. Posso chiederti di portarglielo? Abbiamo ricevuto il pacco per Oak. E quindi la nostra prima missione è fare il fattorino. È assolutamente proibito andare avanti. Questa è proprietà privata. Interessante. Quindi mi stai dicendo che Oak e questo vecchio sono rompipalle di turno? Sì, i rompipalle di turno sono tutti vecchi, a quanto pare. Comunque andiamo oltre e vediamo che Pokémon compaiono. Vabbè, il classico Tails. Basta usare Ember e vai capo. Ember e Bracere. Quindi, che ne so cosa dobbiamo fare. Andiamo qua. Andiamo a dare il pacco a Oak. Il pacco a Oak. Vabbè, comunque, ti devo consegnare sto pacco. Prendi questo pacco. Ora arriverà Ugo a rompere le palle. Come al solito, il suo Pokémon è diventato più forte. E il professor Oak ci chiederà di prendere il Pokédex, che è una enciclopedia molto tecnologica. E quindi niente. Poi lui farà il solito spaccone e ci dirà che non abbiamo bisogno del suo aiuto e che la mappa città di sua sorella non ci verrà consegnata, perché ordinerà a sua sorella di non darcela. Ma evidentemente Ugo è stupido e si è dimenticato di dirlo a sua sorella, e quindi sua sorella ci darà appunto la mappa. O forse è la sorella che è disubbidiente, Comunque andiamo oltre. È il momento di iniziare la vera avventura. Manda Tails e io utilizzo Ember. Molto semplice ed efficace. 30 punti di esperienza, che non sono tanti, ma comunque meglio di te. Ora, la cosa strana, e dico molto strana, è che non ho la più pallida idea di quello che devo fare, perché questa è una Acrom completa, è stato modificato tutto. Spero che almeno agli inizi sia uguale a rosso fuoco o verde foglia, non so da dove provenga, ma penso rosso fuoco. Comunque, diciamo che per questa parte è tutto. Io vi dico di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, lasciare mi piace alla pagina Facebook che trovate nella descrizione. E statemi bene, bella gente.